Bijan Zarmandili, giornalista ed esperto di politica sì. medio orientale per il gruppo Espresso Repubblica. E ha pubblicato i romanzi? Ho pubblicato i primi due romanzi con Feltrinelli, La grande casa di Monivier, che è la storia di una donna attraverso, diciamo, 100 anni della storia iraniana. Un secondo libro, secondo romanzo, sempre con Feltrinelli, che è L'estate crudele. Con L'estate crudele torno a Roma, in realtà, è la storia tra due giovani iraniani che cominciano a Roma, dopo si trasferiscono in Iran in quei tumultuosi anni della prima della rivoluzione islamica. Questo libro, invece, questo romanzo, il terzo romanzo, il mio terzo romanzo, Il cuore del nemico, è invece una storia medio orientale, una storia che non riguarda il paese dei miei origini, l'Iran, ma l'insieme del Medio Oriente. Infatti il protagonista è un kamikaze, forse direi la figura più tragica dei nostri tempi. Ci ha colpito particolarmente una frase all'interno di questo libro, una storia d'amore, una storia d'amore struggente, il ritratto di un martire contemporaneo, di una vittima degli eventi e della follia del mondo prima ancora che della propria, quasi fosse una vita vissuta al di fuori di sé, quasi fosse un amore pregno di rabbia ma ereditata, non nata in te. Guardi, ha ragione, lei ha ragione. Questa, infatti, ci potrebbe essere una doppia lettura per questo romanzo. È certamente una storia d'amore, diciamo, anomala rispetto a quelle che possiamo conoscere. I protagonisti di questa storia sono due persone che non hanno neppure una lingua in comune. Lui è un kamikaze, un martire shahid, si dice nella lingua araba, vittima di una situazione tragica della sua regione, del Medio Oriente. Lei invece è una figura femminile antica, una figura incontaminata, una figura di una saggezza che prescinde e va oltre le questioni, così, insomma, delle contraddizioni, conflitti attuali. Questi due esseri così diversi si incontrano per una situazione particolare, perché lui deve andare su questa isola dove c'è lei. E lì nasce questa storia d'amore, nasce questo cortocircuito in un certo senso. Questa è certamente una lettura di questo romanzo, che è una storia d'amore. E l'altra lettura è, direi, l'emblema della follia dei nostri tempi, che è il Medio Oriente, cioè la politica medio orientale, quindi quello che sta producendo di tragico, di drammatico quasi ogni giorno, questa situazione politica non risolta. Quindi il libro, il romanzo parla come contesto anche quello che sono gli intrighi, diversi giochi politici all'interno di questo mondo, tra le potenze locali ma anche delle potenze internazionali. Quindi è un romanzo politico, ma anche è un romanzo io direi che soprattutto un romanzo d'amore. Preferisco che sia un romanzo d'amore. Ed effettivamente è una via poetica per raccontare una situazione quanto mai attuale, perché il protagonista è deciso a sacrificare la propria vita in nome di Allah, e la donna invece che lo segue è disposta a cambiare tutto, a cambiare completamente le carte in gioco per riuscire ad avere una vita normale, se normale esiste, insomma, si può dire. Guardi, Anna, la protagonista femminile di questo libro, in realtà, malgrado questa assenza di una comunicazione linguistica tra i due protagonisti, forse è la persona che capisce di più la follia che sta dietro questo personaggio. Questo personaggio, appunto, kamikaze, che io direi una sorta di dissociazione, di schizofrenia, perché è vittima e carnefice nello stesso tempo.
va su questa isola, incontra questa donna e Anna capisce cosa c'è dietro questa follia. Io direi in un certo senso il vero personaggio di questo libro, la vera protagonista di questo romanzo è lei. È una storia di Anna, non è una storia di un kamikaze, di un medio orientale. Perché è lei che ha la saggezza e la consapevolezza di quello che sta dietro questa storia. Lei si sacrifica la vita per poter risolvere questo conflitto così assurdo. Lui sopravvive a lei, ma impazzisce d'amore forse, impazzisce forse anche per quelle che gli stanno intorno. Le donne vivono una situazione difficile, ma forse sono veramente l'arma per poter cambiare le sorti di un destino che secondo noi è ancora tutto da riscrivere, ce lo auguriamo fortemente, veramente così, la donna, l'importanza della donna. Guardi, verso la fine di questo libro c'è una considerazione forse su cui si può discutere, non ho nessuna pretesa che sia, insomma, quella soluzione è davvero giusta per quello che è. Il dramma, lo sa, il dramma di perlomeno di quella parte del mondo, che spesso gli avversari si assomigliano, apparentemente sono differenti, ma sostanzialmente sono uguali. Verso la fine di questo romanzo c'è una, diciamo così, un dialogo, uno scontro più che un dialogo tra queste nuove componenti della politica mediorientale, quei burattinai che stanno dietro il terrorismo mediorientale, il terrorismo islamico, quelli che sono i strateghi della morte, tra la vecchia generazione di quella gente e la nuova, i nuovi emergenti. C'è una conversazione scontro tra questi due. A un certo punto uno dei due dice: ma noi non siamo molto differenti dai nostri nemici, noi non abbiamo un modello di sviluppo diverso, un modello economico, strutturale diverso rispetto a quello che ci dicono i nostri avversari, che consideriamo siano occidentali, gli americani, gli europei, eccetera, eccetera. Nel momento in cui arriviamo al potere ci comportiamo esattamente come loro. Quindi bisognerebbe capire qual è il punto della è una rivalità. Se una rivalità, la vera tragedia sta questo, che noi solo con una rivalità quasi con delle sfumature assolutamente vaghe stiamo producendo quello che stiamo producendo, cioè stiamo producendo un mondo invivibile, un mondo di follia. Ecco, la fine di questo libro, di questo romanzo, con appunto la storia di questi due protagonisti, che ciascuno di loro rappresenta in qualche modo una parte di questa storia globale, finisce con questa considerazione, ripeto, non so se quella è una considerazione giusta o no, che spesso gli avversari si assomigliano, nella sostanza si assomigliano. E purtroppo anche in Italia è così, spesso gli avversari si assomigliano, seppur spendono parole differenti. Sì, sì. Noi la ringraziamo. Grazie a lei. E vorremmo chiudere con la frase che chiude l'ultima pagina di questo libro, perché è forte e forse lo riassume perfettamente. Ogni volta che indossava la cintura della morte, secondo le indicazioni dell'istruttore, e ripeteva i gesti che avrebbe compiuto sul luogo dell'attentato, provava una sensazione di libertà, sì, e di sollievo. Che cos'è oggi la libertà? Credo che siamo ancora di fronte a questo dilemma, se una libertà individuale dentro di ciascuno di noi, o la vera battaglia per la libertà è quello di che ci sia una libertà collettiva, una libertà sociale, una libertà più ampia. Probabilmente ancora non abbiamo trovato una giusta misura che possa garantire ambedue. Spesso siamo liberi individualmente, però viviamo nelle società in cui questa libertà viene spesso anche calpestata.
probabilmente crediamo di essere liberi più spesso di quanto in realtà poi non lo siamo. Grazie mille, in bocca al lupo per il suo libro, Il cuore del nemico.